Andiamo sul rame, quindi argomento centrale che vorrei trattare con te, anche quello che riguarda appunto il nuovo petrolio, così come lo abbiamo definito, il rame che continua ad avanzare sul mercato delle materie prime. Potremmo dire, Carlo, che la sua ascesa è inarrestabile e incontenibile, insomma, sembra quasi che voglia rompere continuamente gli argini, il rame, e ricordiamo che da un anno a questa parte, poi do la parola a te, ha raddoppiato le sue quotazioni, oggi viaggia intorno ai 4,70 dollari. La libra, e ti chiedo subito, con molte probabilità, questo rally credo non sia ancora terminato, o meglio, dove prevedi potrà arrestarsi la corsa, se mai si arresterà, perché non è detto che sarà così. Certamente, non è detto che sia così, ovvero non è detto certamente che si arresterà questa corsa, nessuno al mondo in qualche modo lo sa, io lo ripeto sempre quando facciamo i nostri corsi di formazione, naturalmente non esiste persona al mondo che sa quello che può succedere nel futuro, naturalmente ci facciamo chi conosce i mercati finanziari si cerca di fare degli scenari naturalmente dove naturalmente è più probabile la probabilità, insomma, chiaramente. Ecco, da questo punto di vista il rame in qualche modo non diciamo non ha una vita breve, nel senso che il rally che lo ha portato a raddoppiare dai 2 1,97, 1,89, 1,90 dollari per libra, siamo arrivati quasi al do oltre il doppio, 4,79 dollari per libra in questo momento, quindi addirittura poi i mercati internazionali lo prezzano in tonnellata, quindi addirittura molte banche d'affari si trovano in difficoltà proprio sul punto che tu hai sottolineato, ovvero dove andrà il rame? C'è una tra virgolette, discussione in seno alle banche d'affari che alcune, tra cui Goldman Sachs, lo spingono al rialzo, il nuovo petrolio, ovvero una nuova crescita, insomma, per quanto riguarda il rame. Dall'altra parte, insomma, molte altre banche d'affari hanno gettato un po' acqua sul fuoco, ovvero attenzione perché potrebbe non in qualche modo non crescere in maniera infinita, naturalmente il rame potrebbe aver raggiunto già dei picchi molto elevati. Noi facciamo la nostra analisi, nel senso di cerchiamo di chiaramente di mettere insieme tutte queste informazioni insieme alla nostra esperienza e naturalmente cosa possiamo dire? Che il rame ha già corso tantissimo, non è finita la corsa. Ciò non significa che non ci siano delle prese di beneficio, naturalmente non è che diciamo, tecnicamente avvengono diciamo, anche degli spostamenti ciclicamente, insomma abbiamo visto ancora verso la fine di febbraio e primi di marzo dove il prezzo era passato dai 4,33 fino ai 3,78, quindi c'erano state queste salutari prese di beneficio, ecco, ogni mercato deve avere delle prese di beneficio proprio per avere delle rotazioni, diciamo, cicliche. Detto questo, possiamo indicare ancora, una crescita, probabilmente, naturalmente nel più breve periodo i 5 dollari per libra ormai sono abbastanza vicini, quindi un target abbastanza ambizioso e detto questo avrebbe corso molto il rame. Ciò non significa naturalmente né che corra all'infinito né che non, diciamo, che non storni. Certo. Al momento naturalmente diciamo che rimane all'interno di un percorso rialzista, quindi rimaniamo ancora ottimisti. 5 dollari per libra al momento potrebbero essere un target molto vicino, però ecco, naturalmente diciamo al di là del target, il consumo, la domanda, la richiesta di rame sarà molto molto forte ancora nei prossimi anni, sia per soprattutto per motivi sia per motivi diciamo collegati alla domanda per l'elettricità e sia soprattutto per quanto riguarda naturalmente quello che abbiamo più volte ricordato, ovvero le politiche green, le Esatto. politiche ambientaliste, dove naturalmente richiedono tra gli altri metalli, tutti i metalli che possono essere diciamo fondamentali in questo settore qui, quindi anche l'argento, il rame soprattutto naturalmente per questa
elettrificazione non soltanto del parco veicoli, ma tutto ciò che naturalmente richiederà. Poi potremmo approfondire nel senso di dire anche la costruzione di accumulatori, quindi tutto ciò che riguarda il piombo, il nickel, il litio, ecco, tutti questi metalli destinati a accompagnare queste politiche verdi che ormai con gli accordi di Parigi si spera che vadano sempre più avanti, naturalmente. Vorrei ancora continuare, però non vorrei, No, no, insomma, no, no, Carlo, ma infatti guarda, in insistere. realtà io volevo proprio restare ancora un istante, poi ci spostiamo su una panoramica generale delle materie prime, ma infatti nel titolo del rame, al di là di averlo definito nuovamente il nuovo petrolio, cosa che stanno facendo più o meno tutti, abbiamo legato il concetto dell'economia green, perché è per questo che viene in qualche modo definito il nuovo petrolio, perché se diamo per scontata, e credo che possiamo darla per scontata, poi la tempistica non la conosciamo, però questa transizione, no? Green, è chiaro che dobbiamo mettere in conto che il rame verrà sempre più utilizzato, anche perché, insomma, le energie rinnovabili hanno proprio, lo dicevi anche tu, poco fa, bisogno di cavi di metallo, in metallo che oggi rappresentano intanto il mezzo più utilizzato, ma anche quello più economico. Peraltro, e quindi vabbè, questa transizione verde credo che ci sarà. Il processo è già iniziato, ripeto, non so in quanto tempo tutti i paesi riusciranno in qualche modo ad andare in quella direzione, ma il processo è stato avviato anche e soprattutto, così vedo ulteriore collegamento, in Europa con il tema del recovery fund. Sappiamo molto bene che tra i paletti, cioè insomma tra le indicazioni dell'Europa, proprio per i fondi che vengono dati ai paesi membri, c'è quello di proprio investire in green, quindi Investire appunto appunto. nel green, appunto. Esatto, e quindi insomma per questo che chiaramente come dici tu, poi chiaramente ci saranno periodi in cui stornerai, in cui fisiologicamente succede un po' per tutto quando parliamo di mercati, però insomma viene da pensare che la sua ascesa continuerà proprio anche per questi motivi. Sì, ecco, vorrei ancora sottolineare senza, diciamo, esagerare, ecco, un altro fattore fondamentale proprio sempre per quanto riguarda l'economia, lo sviluppo verso un'economia più sostenibile, più green, come continuiamo a ripetere. E anche il fatto che per lavorare questi metalli, lavorare soprattutto il rame, è necessario acido solforico e altri acidi estremamente inquinanti. La Cina, in primis, sappiamo che è un po' birichina, diciamo, da questo punto di vista, e stanno imponendo, naturalmente, si sta imponendo a livello internazionale la diminuzione dell'utilizzo di questi acidi, tant'è vero che la Cina in questo momento sta cercando di limitare la raffinazione e questo impatterà ancora di più sul prezzo del rame, appunto. Quindi si vede, ecco, che come è un ambiente molto ampio, un discorso molto molto ampio che tocca un po' tutti i settori. Quindi ecco, attenzione, ad esempio adesso anche il recupero del rame non avverrà più, adesso queste sono magari delle chicche di informazione, non avverrà più direttamente dagli Stati Uniti, ma gli Stati Uniti la manderanno in Malesia, poiché la Malesia ha delle legislazioni al momento ancora più leggere, quindi diciamo possono, tra virgolette, inquinare in maniera più tranquilla senza incorrere in Sì. sanzioni. Però ecco, questo per diciamo proprio per sottolineare come e sarebbe anche, diciamo, senza voler fare politiche ambientaliste, però insomma sarebbe giustamente il rispetto verso l'ambiente è una priorità che credo che ormai sono da decenni che si sta cercando di portare avanti e credo che insomma in qualche modo dobbiamo per noi stessi insomma portare avanti. Tu hai citato la Cina, poi chiudiamo il discorso del rame, piaccia o non piaccia, in questo contesto si può dire che sia un po' il motore di tutto perché da sola rappresenta la metà della domanda complessiva globale e dobbiamo mettere in conto che vista la crescita che sta avendo post-Covid, appunto questa richiesta continuerà effettivamente a permanere. Assolutamente sì, continuerà a permanere e anche mi permetto forse di introdurre un argomento, l'argomento
forse successivo, la domanda della Cina è molto forte dal punto di vista dell'oro, perché comunque è un grandissimo, è il primo paese mondiale per quanto riguarda la domanda dell'oro, e soprattutto grazie un po' alle riaperture, naturalmente post-lockdown, stanno cominciando anche i privati a ricomprare oro. Però il fattore principale è che la Cina vuole comprare oro proprio per sostenere la propria moneta, e torniamo un po' a chiudere il cerchio, a discapito dell'inflazione che potrebbe essere in Cina, naturalmente ancora molto, molto forte, anche perché sappiamo che la moneta cinese non ha una, diciamo, naturalmente sta accumulando peso internazionale, però naturalmente chi ha al monopolio in questo senso a livello internazionale è il dollaro. Quindi alla Cina sta cercando di comprare appunto non soltanto il rame, ma tutti gli altri metalli, proprio perché è una grandissima, è un'economia in fase di enorme sviluppo, quindi tutti i mercati, tutti i metalli, diciamo, trattati al London Metal Exchange, quando sentono parlare di Cina, naturalmente sono tutti sull'attenti, perché chiaramente è il primo Esatto. mercato al mondo per quanto riguarda la domanda. Esatto.